Le lettere inviate da Edoardo Sanguinetti al figlio Federico, che per gli studenti dell'Università di Salerno una conoscenza ben nota, perché si tratta di un docente del loro Ateneo, per i miei studenti dell'Università di Torino è l'occasione di un primo contatto e quindi lo presento qui e gli do il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere intervenuto in questo giorno, che è un giorno particolare. I miei studenti l'hanno anticipato È stamattina. il compleanno di Oggi, mio padre. esatto, e quindi non è casuale questa data. Interviene, e adesso poi lascerò la parola al professor Sanguinetti, che svolge la funzione di presidente. Interviene in questo webinar uno studioso di Sanguinetti, che sta curando la riedizione delle opere, in particolare ha appena concluso la curatela proprio di Capriccio Italiano, che è il romanzo che con i miei studenti abbiamo affrontato questa mattina, per l'editore Feltrinelli, ma al suo attivo quella che forse è davvero la più importante analisi anche in dettaglio, analisi che in qualche modo permette di entrare nel laboratorio creativo dell'opera sanguinettiana, cioè l'edizione commentata di Laborintus. Erminio Risso, do il benvenuto anche a lui, grazie per essere con noi oggi. Ecco, e a questo punto vedo comparire Leonisia, quindi vedo comparire il suo nome, non il suo volto, ma mi auguro che a brevissimo compaia anche il suo volto, e a questo punto io posso lasciare la parola al professor Sanguinetti e ringraziarlo ancora per aver accettato di partecipare e dare inizio al webinar. Siamo in registrazione, quindi appunto coloro che interverranno sono poi pregati di lasciarci una loro liberatoria. Prego, professor Sanguinetti. Allora, di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti i presenti. Insomma, per il presidente mi viene in mente quello che diceva Francesco Mazzoni quando era presidente della Società Dantesca Italiana, e amava dire ogni volta che lo chiamavano presidente, diceva: "Ma veramente io sono presi niente, non presidente, non ho davvero niente da presiedere. Sono qui a festeggiare il compleanno di mio padre biologico, cosa che notoriamente è sempre incerta per tutti noi, però sono come, in realtà come un ascoltatore di quello di cui si parlerà, di quello di cui direte. Non ho veramente niente da presiedere. È la professoressa Lasia a cui spetta questo compito, e agli studiosi di Edoardo Sanguinetti. Io non sono uno studioso di Sanguinetti. Quindi posso dare una testimonianza volentieri e un saluto. Tanto più che, come ricordava la professoressa Lasia, ho messo a disposizione del centro e di questa studiosa mandola le lettere che mio padre mi ha inviato, quelle che mi sono rimaste, che sono riuscito in qualche modo a salvare dalle traversie dell'esistenza, traslochi, eventuali furti che possono esserci stati e cose di questo genere. E viceversa, non sono a conoscenza se esistono ancora da qualche parte, conservate da mio padre o dal resto della famiglia, mia madre, i miei fratelli, eccetera, le lettere che inviavo io a mio padre di risposta alle sue. Devo dire che questo epistolario è cominciato per iniziativa di mio padre, perché
è cominciato il giorno in cui non ricordo la data evidentemente precisa, ma un giorno, un pomeriggio, sono entrato nello studio di mio padre per dirgli che volevo dirgli una cosa e gli ho detto: guarda, io domani me ne vado. E mio padre ha detto semplicemente, mi ha risposto con queste parole, mi ha detto: l'hai detto alla mamma? E io ho detto: no, l'ho detto a te. E quindi mio padre ha replicato a sua volta dicendo: dillo alla mamma, sono andato da mia madre a dare anche a lei questa ferale notizia, e il giorno dopo sono partito. E da quel momento mio padre mi ha scritto praticamente ogni giorno. Quello che rimane, grosso modo, sono 2 intere annate, perché poi non so se subito, o a partire da un certo momento, ho cominciato a raccoglierle e quindi a sistemarle in fogli di cellophane per ogni anno. Di queste raccolte messe sotto cellophane, sono rimasti 2 blocchi. Io ricordo che erano di più, ma non ho proprio idea di che fine abbiano fatto gli altri. Comunque, due blocchi sono piuttosto rappresentativi del dialogo che ci poteva essere. Credo un dialogo iniziato da parte di mio padre per far fronte da un lato a una sua solitudine esistenziale. Sono più pagine di diario che pagine di dialogo, per quello che ricordo. D'altra parte, lui stesso l'ha poi definito un monologo esteriore, neanche un monologo interiore, un monologo esteriore. Quindi, da questo punto di vista, non ho nessuna difficoltà a renderle pubbliche. Non ho idea di quanto di privato ci sia, perché non le ho più rilette. Avevo vagamente in mente di conservarle per poi, se ne avessi avuto l'energia, la voglia, in vecchiaia, quindi in realtà dovrei dire adesso, ormai, rileggerle e recuperando le mie lettere inviate a lui. Eventualmente io stesso pubblicarle o fare a questo punto una riflessione se era il caso di pubblicarle o meno, e via dicendo. In realtà sono rimaste, credo, soltanto le lettere che sono riuscito a conservare io, e dando notizia quando mi capitava a lezione o parlando con la professoressa Lasier, e quindi col centro interuniversitario che sappiamo, è venuta l'idea alla dottoressa Mandola di occuparsene lei. Io avrei preferito che Mandola si occupasse delle cose di cui mi occupo io, non so, tipo Cristina da Pizzano o Lucrezia Marinella, ma Mandola invece ha scelto di occuparsi di queste lettere. Mi Ecco, permetterei di dire che se ne sta occupando egregiamente perché sta davvero facendo un lavoro di collazione notevolissimo. Quindi direi che insomma è stata in realtà una scelta piuttosto felice. sì, ma anche per me liberatoria, perché così mi sono risparmiato l'onere o il piacere di doverle rileggere, e anche un po' così l'imbarazzo psicologico di trovarmi di fronte alla mia giovinezza e i pensieri e alle vicende di tanti ormai di decenni fa. Ogni tanto, quando mi capita di sentire Mandola, mi dice delle cose relative all'epistolario, delle cose curiose che in qualche modo mi riguardano. In Ci questo sono. caso mi viene in mente, ecco, potrei cominciare facendo una domanda non da presidente, ma soltanto da persona curiosa, fare una domanda a Risso. Prima Posso? intanto do solo Sì. un'indicazione a Elionisia. Elionisia, devi allontanare un po' lo
Lo schermo, perché ecco, non ti vediamo e vediamo il soffitto. Dovresti allora abbassalo un po'. No, alzalo allora. Ecco, finalmente ti vediamo. Prego, io mi ritiro. Prego, siamo pronti per la domanda. Allora, volevo chiedere se anche alla dottoressa Leonisia e a Erminio Risso, volevo chiedere, io, se è vera questa notizia che mi pare mi aveva dato mandorla, in una lettera mio padre dice più o meno, mi affida una raccomandazione, quella di impedire in modo assoluto che i suoi libri, se qualora siano ripubblicati, dopo la sua morte, fare in modo che non abbiano la prefazione di nessuno, che vengano ripubblicati come sono, senza nessuna prefazione. Allora, la mia curiosità è di fronte a questa cosa, dato che in realtà poi questa lettera è di che anno sono le lettere, Mandola? 1978-1979. E naturalmente dopo questi anni sono passate diverse vicende, io ho perso poi, a partire da un certo momento in poi, io e mio padre non ci siamo più scambiati lettere. Diciamo che non ci siamo praticamente più scambiati lettere quando finisce la raccolta di poesie che è contemporanea all'epistolario, come se il titolo in questo momento non mi viene, Stracciafoglio? Non se non siete preparati voi, che siete gli studiosi di Sanguinetti, io non. La domanda è quando finisce effettivamente l'epistolario, perché noi abbiamo solo questi 2 anni. No, lì finisce Ah, effettivamente. Sì. finisce effettivamente lì, sì. Sì, dopo ci può essere una lettera episodica, ma poi non ci siamo più sentiti. Ci siamo magari incrociati in qualche convegno. Da qualche parte, quando poteva capitare, ricordo in particolare un incontro a Palermo perché c'era una settimana dantesca organizzata dalle scuole, dal comune, e capitò, era in qualche modo organizzata da Guglielmo Gorni. E Guglielmo Gorni mi fece il mio nome e mi invitarono lì alla settimana dantesca. Mi invitavano abbastanza regolarmente, poi l'organizzatore è morto l'anno scorso, non di Covid, ma di qualcos'altro. E dopo un paio d'anni che mi aveva invitato, chiacchierando di mio padre così, e lui disse: "Ma ti dispiace se invito anche tuo padre?" No? Pensava ci potesse essere un imbarazzo da parte mia. Di un incontro insieme a questa settimana dantesca. Dissi no, anzi, mi fa piacere, cioè, per carità. E quindi, insomma, poteva capitare che ci incontrassimo, ma non c'era più questo scambio epistolare, che invece in questi 2 anni in particolare era estremamente intenso. Cioè, adesso, un po' in maniera un po' iperbolica, mi viene da dire che mio padre magari mi scriveva anche 3 volte al giorno. Era un segno della solitudine, credo, in cui si trovasse in quel momento. Era un modo di, da un lato, aggiungerei che poteva essere anche una spinta da parte di mia madre, perché per quello che ricordo e immagino posso ricostruire, mio padre faceva praticamente tutto quello che gli diceva mia madre, a cominciare da autobiograficamente, a cominciare da me. Sono quasi la testimonianza vivente che mio padre facesse tutto quello che diceva mia madre, compreso il fatto di fare me. Se io sono qui, è perché mia madre gli aveva detto di farmi, altrimenti mio padre non se lo sarebbe neanche sognato, come era solito dire, ripetendo quotidianamente, ripetendo un'espressione di mio nonno, non gli sarebbe passato neanche per l'anticamera del cervello. Ecco, Un'espressione esatto. molto piemontese, Ecco quindi. appunto.
Ecco, Erminio, tu, perché vedo che Eleonisia continua a avere problemi di connessione, hai voglia di cominciare a rispondere a questa domanda così avviamo un po' il dibattito mentre Erminio... È una domanda molto importante e che io vorrei partire nella risposta addirittura caricandola ancora di più con una frase che ho sentito dire parecchie volte da Edoardo Sanguinetti, ma in modo particolare dopo la morte di Luciano Berio. Il brutto quando uno muore è che non si può più difendere. E questa è una cosa importantissima, che lega proprio anche il dovere di rispetto di quello che, diciamo, un autore pensa delle sue opere. Ed è un concetto estremamente importante. L'idea che Federico dice è un'idea che ha accompagnato a lungo Edoardo Sanguinetti. Poi ad un certo punto il mondo cambia radicalmente. L'inizio della fase della globalizzazione è una fase veramente di rovesciamento e anche di fine di una certa condivisione di sapere. Tant'è vero che è un ricordo che ho nitido, quando nasce il chierico organico, è sostanzialmente, voglio dire, si mettono sostanzialmente le condizioni perché Sanguinetti, che era impegnatissimo, no? Bene o male, rispetto alla casa editrice, chieda concretamente che idea aveva la casa editrice chiedendogli un libro di saggi. Infatti lui inizialmente pensava all'ennesima raccolta di articoli. E lì nasce un'idea sostanzialmente diversa del rapporto tra una prefazione e il testo. E contemporaneamente anche un'idea di studio, tant'è vero che come tesi di dottorato io farò proprio il commento come se fosse un classico alla Borinthus. E questo ci pone una serie di interrogativi e di problemi di rispetto importantissimi per un autore che, Federico ce lo può confermare meglio di tutti, tiene Luca C. Beniamin come, diciamo, stelle guida. Ecco. Allora nasce il problema anche di portare un testo questa volta al lettore. L'idea che oltretutto Federico dice, un'idea che io ho sentito anche ripetere da Sanguinetti quando ero molto giovane, tipo nei primi anni Ottanta, ricordo anche un dibattito alla Festa dell'Unità. Poi nasce una percezione totalmente diversa, anche se sempre di estremo rispetto. Allora si concretizza o nel libro di studio, che va bene, quella è una scelta di uno studioso, fare un commento, come del resto Sanguinetti fece un libro su Moravia, oppure un accompagnamento che deve essere sempre estremamente funzionale e sobrio. In quella fase Sanguinetti davano fastidio quei libri di poesie di 15 pagine con 100 pagine di introduzione, soprattutto se si trattava di un vivente, sia ben chiaro, non se si trattava di un autore del 300 che magari richiede una ricostruzione molto puntuale. Perché comunque si erano messe le condizioni materiali realmente esistenti erano tali che anche quella comunicazione che ancora nei primi anni Ottanta poteva dirsi scontata, almeno un grado zero, veniva meno. Ma faccio un esempio ancora più concreto, Federico. Se tu pensi al programma che teneva Arbasino in TV, Match, era un programma che io, studente, prima delle elementari e poi delle medie, con estrema difficoltà, ma almeno in tante sue parti, seguivo. Oggi, quando io faccio vedere le 12 puntate di Match ai miei studenti di liceo, metto le note, tra virgolette, perché non sarebbero in grado di seguirlo fino alla fine. E quindi era anche la presa di consapevolezza di un'estrema mutazione delle condizioni materiali, anche perché tra anni 80 e anni 90 ci sono capitati, voglio dire, degli eventi non da poco, e non mi riferisco al piano letterario, mi riferisco a un piano importantissimo che è una sconfitta politica che segue una sconfitta sociale. Dato che faccio finta di essere presignente davvero, quindi mi permetto di interrompere Erminio su un punto, cioè per chiederti un'altra cosa. Sì, Poi.
Posso capire quello che dici, però nel caso della neoavanguardia, il problema di un commento si è posto quasi subito, perché quando Giuliani pubblica i Novissimi, appunto li postilla, li chiosa, c'è una esplicazione del testo che è praticamente indispensabile, e addirittura persino tra di loro. Non avevano difficoltà a capirsi, perché naturalmente credo che quando verranno fuori, o forse magari il centro è già in possesso di questi documenti, non lo so. Le lettere di Giuliani a mio padre, poniamo, o viceversa, quelle di mio padre a Giuliani, credo che siano lettere dove Giuliani chiede spiegazioni sul significato di 1 o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccetera, versi che vuole antologizzare, perché non era in grado lui stesso di postillarli in maniera adeguata. E Certo, ma pure viceversa, mio padre corregge delle interpretazioni di Giuliani, ma credo che fra di loro fosse appunto. Il problema si poneva immediatamente della decifrazione del. un altro piano, Federico, non quello di un blocco totale della comunicazione sociale. Ti aggiungo, scusami se ti ho interrotto, una cosa importante. Queste lettere che sono state pubblicate un paio di anni fa, io le avevo chieste inizialmente, quando ho iniziato il lavoro su Laborintus, a Giuliani, che poi non era riuscito a mandarmele perché l'aveva imposto, che non riusciva più a tirarle giù e tutto il resto. Ma ad esempio una cosa importantissima che venne fuori è che nel commentare la 23 di Laborintus, presente sui Novissimi, tu trovavi come indicazione di Giuliani l'abate de Viard per il francese. In realtà si trattava di Goldoni. Capisci bene che proprio lo spostamento radicale di interpretazione, quando ti ritrovi un testo che ti mette insieme Aristotele, Metastasio e Goldoni sul problema del melodramma, era stata una cosa decisiva. Io ti vorrei anche far notare un altro aspetto, Federico. Considera che quando fanno i Novissimi sono dei ragazzi giovani e comunque hanno davanti una prospettiva, diciamo così, per la neoavanguardia anche di lotta e di possibilità di conquistare una centralità e di mettere le condizioni per una comunicazione diversa. Quando iniziano gli anni 2000, voglio dire, è una generazione ormai anziana, ecco, che la parte di vita che doveva vedere da un certo punto di vista l'aveva vista e soprattutto, ripeto, lo dico in maniera riassuntiva, le condizioni materiali realmente esistenti erano totalmente diverse. Se io penso agli anni dei Novissimi, penso al 30 giugno 60 a Genova, no? Se penso alla seconda metà degli anni 90, penso al VDO. Ecco. Allora mi immagino Ma che questo lo anche capisco benissimo, la perché sono vecchio anch'io. Vecchio e Bacucco, quindi figurati, è e di evidente. conseguenza penso che chi avesse nella testa di trattare lucacianamente la contemporaneità come storia abbia potuto fare, diciamo così, un passo di questo genere, perché poi la scelta nasce con il Chierico Organico, addirittura con la riedizione di Ideologia e Linguaggio, con l'antologia Microcosmos, ecco. No, vabbè, ma la mia Una domanda probabilmente scelta particolare. nasceva anche da un fatto psicologico, di non sentirmi in colpa di non aver rispettato le ultime volontà affidate a me, perché le avevo naturalmente completamente dimenticate, ma immaginavo che ci fossero, dopo la tua edizione commentata di Laborintus, immaginavo che ci fosse un accordo fra di voi, perché quando tu hai commentato Laborintus, mio padre era ancora vivo, no? Quindi è in fondo un commento autorizzato. Sì. E Infatti mi ricordo che era rimasto forse con avrà questo avuto anche un suolo ruolo. autorizzato, ma mi permetterei di dire che senza il commento di Erminio, Laborintus verrebbe probabilmente altrettanto apprezzato alla lettura, ma molto meno compreso, perché è impossibile avvicinarsi a Laborintus. Io lo dico ai miei studenti in modo piuttosto esplicito, è impossibile avvicinarsi a Laborintus senza
quel commento e esplorarlo in tutte le molteplici pieghe che presenta. Sì, Poi, sì, sì. Laborintus non è un'introduzione, è qualcosa di molto più, non Laborintus, il commento a Laborintus è qualcosa di molto più complesso da questo punto di vista, cioè vuol dire in qualche modo rendere quel testo così difficile, fruibile a livello più. Sì, ma però è molto interessante quando è mio, giustamente. Cerco di parlare il meno possibile, ma mi è quasi impossibile, ovviamente, non per il ruolo a cui che mi avete imposto ingiustamente, ma per ragioni anagrafiche, direi. Persino più interessante quando il mio riso dice che, ricostruendo appunto l'epistolario, no, fra Giuliani e mio padre, viene fuori che neppure loro andavano d'accordo sull'interpretazione di quello che scrivevano, perché questo conferma una teoria del testo molto cara a mio padre e che più invecchio e più mi viene naturale condividere, cioè che ogni testo è un test, no? E mio padre era solito ripetere questa cosa e ormai a forza di averla sentita e a forza di verificarne in qualche misura l'esattezza, rischio di farla persino mia. Mi viene naturale pensare ormai a ogni testo come test. Basta far parte di un social network per capire che ognuno interpreta il post di chiunque nel modo più stravagante possibile, a seconda di come il post diventa il test di chi lo legge, eccetera, eccetera, e di lì vengono fuori fraintendimenti incredibili, meravigliosi e surreali e talvolta persino surrealistici che si incontrano su Facebook, per chi ha voglia di perdere come me, non avendo praticamente voglia mai di far niente, e adesso per fortuna spero di andare in pensione il più presto possibile e quindi dedicherò a Facebook la mia intera esistenza. Ormai se devo scrivere un saggio lo scrivo su Facebook e non se ne parla più, piuttosto che scrivere su una rivista di serie A. Ecco, scrivo proprio su una rivista di serie Omega, che cioè è Facebook, scrivo direttamente lì tutto quello che mi passa per la testa. Ma Adesso ti capisco una cosa, Federico, sì. che il commento che io ho fatto da adulto e tutto, appunto, tuo papà era vivo, l'ha letta alla fine, soprattutto io non lo interrogavo tanto su Laborintus quanto su Lukács, sulle sue letture, sull'interpretazione di un certo tipo, ma visto che hai fatto anche di ricordi, ti racconto solo una cosa che in prima superiore, io ho fatto liceo scientifico, e era al maggio dell'82, la mia insegnante, tra i testi da scegliere e da commentare, ci diede la 24 di Laborintus. Mia insegnante, alla quale adesso ormai più che ottantenne ho mandato la nuova edizione, visto che sono nipote nel mio liceo. E un po' l'idea che girava tra i professori era che Laborintus fosse un testo incommentabile. Quindi dentro di me questa idea di affrontare questo testo, che era così poco scolastico e che faceva dire, poi questo non registratelo, al mio compagno di banco Giovanni Cassata: se Jim Morrison si droga di acidi, io mi immagino questo. Ecco, ve lo trasporto che ha scritto Laborintus. Chissà Trovo un'immagine Sanguinetti bellissima. padre con cosa si drogava per fare la Esatto, borsa. prendo Ma pollo. infatti io quando ero bambino alle scuole elementari o in prima media a Torino, ebbi una professoressa, la professoressa Chiappino, se mai qualcuno la conosce, se è ancora viva, mi piacerebbe salutarla perché ringraziarla, perché un giorno mi chiese, insomma capì più o meno, ma mio padre non era ancora conosciuto, però a Torino un po' lo conoscevano inevitabilmente. E mi chiedeva: tu sei mica figlio di quello che ha scritto Sanguinetti, di quel Sanguinetti che ha scritto Laborintus o Purgatorio dell'Inferno, ti attende il filo spinato, eccetera, eccetera. E io dissi: sì, può
povero bambino, mi abbracciò, aveva dei seni enormi, mi abbracciò proprio strettamente e credo che mi abbia salvato la vita questo abbraccio. È stato un gesto di solidarietà nei miei confronti che mi permette di essere ancora vivo oggi, in qualche modo, no? Perché naturalmente, essendo ogni testo un test, chissà che cosa si può immaginare, la gente rispetto a leggere, a pensare che un bambino di 5 anni viene scritta una poesia che comincia "Ti attende il filo spinato". Dato il poetese dilagante nell'elementi dell'italiano medio, come si può verificare su Facebook ogni giorno, eccetera, è chiaro che un testo, scrivere a un figlio di 5 anni una poesia che comincia "Ti attende il filo spinato" non è proprio come la Vispa Teresa o cose di questo genere. Quindi, però mi pare che in realtà io dovrei essere presi niente di una discussione, di un dialogo, di un qualcosa su Capriccio Italiano, non è più poesia, è prosa. E Erminio Rizzo è ugualmente coinvolto in qualche modo più di tutti, insieme alla dottoressa Mandola, che finalmente saluto e che, a cui magari chiedo se ci sono delle lettere di Edoardo Sanguinetti in cui si fa qualche cenno a questo romanzo, di cui io ricordo pochissimo perché mio padre in qualche modo mi vietava di leggerlo, dice: "Questa è una cosa che devi leggere quando sarai grande perché adesso non puoi capire". Ma io andavo lo stesso a leggere e ricordo naturalmente il famoso capitolo in cui io dico a mio padre: "Ma ce l'hai lungo tu papà o grande tu papà?" E lui mi dice: "Sì, ma poi dopo vedrai che crescerà anche a te", insomma, quella scena di maschi di gara a chi ce l'ha più lungo, che è uno dei giochi preferiti in generale dalla nostra società patriarcale maschilista in cui siamo tutti quanti immersi. Allora, chiederei appunto alla dottoressa Mandola se ci sono in queste lettere indirizzate a me da parte di Sanguinetti cenni a Capriccio Italiano. Ben ritrovati, mi sentite? Mi sentite e mi vedete Sì, sì, finalmente? sì, sì, sì. Scusate perché ho avuto dei problemi di connessione e anche ad inquadrare. Allora, ben ritrovati a tutti, scusate appunto per il disagio. E, alla domanda del professor Sanguinetti, rispondo subito che sì. Ci sono delle lettere in cui si parla di Capriccio Italiano e sono per l'esattezza 3 lettere, ma menzionato 4 volte, perché in una lettera appunto Capriccio Italiano è menzionato 2 volte. Sono 3 lettere, di cui la prima è del 3 giugno 1978 e tutte e 3 queste lettere appartengono al 1978, invece nel 1979 non c'è più menzione appunto di Capriccio Italiano. Allora, per quanto riguarda la prima lettera, mi piacerebbe leggere qualcosa qui, perché è una lettera appunto inedita, perché come dicevano prima la professoressa Allase e il professor Sanguinetti, si tratta di un carteggio inedito di più di 500 lettere, quindi scriveva appunto ogni giorno una lettera e a volte anche 2 lettere al giorno, tra il 1978 e il 1979. Questa lettera appunto è del 3 giugno 1978 ed è carina perché Sanguinetti, Edoardo Sanguinetti, cosa fa? Come fa una recensione a una recensione che è stata fatta a Capriccio Italiano. È molto simpatico perché adesso ve ne leggo un pezzettino. Dice: "Caro Federico, riprendo a scrivere, spedirò domani, ora che ho appena letto un saggio di un'ignota sul Capriccio Italiano, uscito su una rivista di Montpellier, dove già erano usciti in passato articoli sul mio lavoro. Arrivatemi stamattina, l'ingegnosa ignota, di cui non conosco il nome,
a consolazione delle severe recensioni che sono uscite invece per quanto riguarda le crefore a Siracusa. La cosa più notevole del saggio è la lettura in chiave mitologica. Si potrebbe dire meglio fiabesca del romanzo, da cui parte l'autrice. Allora, definendola così una trasgressione, un adulterio, la partenza di un marito e la moglie che segue il marito, la ricerca di un figlio, le prove per ottenere questo figlio. Allora, la cosa che mi colpisce di queste parole è che si può costituire un filo di dialogo tra quelle che sono appunto le lettere di Edoardo Sanguinetti inviate al figlio primogenito e quello che è Capriccio Italiano. Da quale punto di vista? Cioè, entrambe sono appunto il carteggio è rivolto al figlio primogenito. Invece, in Capriccio Italiano si susseguono una serie di avvenimenti, una serie di personaggi, e questi personaggi sono tra di loro, a volte hanno delle relazioni familiari, altre volte no. Gli unici nomi comunque per intero appunto sono quelli di Edoardo, di Luciana e di Michele a fine del romanzo. Allora, questi personaggi che si susseguono uno dopo l'altro, questi avvenimenti che si susseguono uno dopo l'altro, sembrano appunto avere, sembrano dare l'impressione di un sogno, no? Di un sogno, immagini che si susseguono appunto, e alla fine poi c'è il momento della realtà, cioè il momento della realtà con la nascita del terzo figlio. Allora, a proposito della discussione di prima, il professor Sanguinetti ha citato un pezzettino dove appunto c'è il confronto con il papà, dove però interviene anche la mamma e Luciana prende scherzosamente in giro Edoardo dicendo: mi sembra, sempre nello stesso capitolo che citava il professor Sanguinetti, che anche a te stia diventando piccolo. Ora, l'importante ovviamente è concentrarsi su questo rapporto tra padre e figlio, cioè il mettere in relazione il padre e il figlio fin da piccolo, appunto, porta poi, e questo lo dice anche Edoardo Sanguinetti in Capriccio Italiano, può portare appunto a un disagio poi da adulto da parte di chi ascolta queste parole, no? Di questo confronto sessuale, appunto, su questo organo sessuale tra padre e figlio, e questa curiosità del figlio nei confronti del padre, che forse appunto è comune a tutti, perché tutti i bambini curiosi magari chiedono una cosa di questo tipo. E quindi il legame tra il carteggio e il Capriccio Italiano è proprio che, se dovessimo trovare un argomento principale, perché leggendo Capriccio Italiano e rileggendolo mi sono chiesta: ma qual è l'argomento principale? C'è un argomento principale dal momento che si susseguono una serie di immagini di personaggi dove apparentemente non è importante la trama, cioè la trama non è importante, ma è come se si andasse al cinema e si vedessero delle immagini, ecco, e poi colui che usufruisce di queste immagini si crea una propria trama. È come se, questa è una mia opinione, però vorrei poi sentire il professore Erminio Risso e tutti gli altri studiosi, la professoressa Clara Allasia. È come se ogni volta che si rilegge Capriccio Italiano si può rileggere a seconda
della trama che noi vogliamo dare, dell'argomento principale a quale ci vogliamo attenere, l'identificazione del lettore in quello che legge. Cioè, leggendo e rileggendo Capriccio Italiano, ogni volta lo si può leggere in modo diverso, perché la prima volta che l'ho letto, ho detto, ma l'argomento principale si parla di una famiglia, si parla anche di situazioni private. La seconda volta che l'ho letto, invece, ci ho visto altre cose. Cioè, ci ho visto, ad esempio, che spinta fondamentale di questo romanzo è l'arte in generale, in particolare la pittura. La pittura è sempre presente, la pittura, ma anche ovviamente altre opere d'arte. Mi viene in questo momento, ad esempio, siccome questo seminario è dedicato anche all'identificazione possibile o probabile di personaggi all'interno di Capriccio Italiano, mi viene adesso, parlando di pittura, ecco, un personaggio che credo di aver identificato, ma ovviamente poi bisogna accertarsi di questi elementi che sono riuscita a mettere insieme. Abbiamo l'identificazione della bipuntata appunto con Enrico Bai. Perché con Enrico Bai? Ci sono varie circostanze che fanno pensare ad Enrico Bai. Allora, parlando di Enrico Bai, devo parlare anche di un'altra identificazione, e adesso spiego perché, che è quella di E. Puntato. E. Puntato dovrebbe essere Enrico Filippini. Il fatto che Edoardo Sanguinetti abbia scelto appunto per Bai la B è proprio perché hanno lo stesso nome, e quindi per non confonderli, questa è una mia supposizione, ovviamente. Sono qui appunto per dialogare con gli studiosi e capire se realmente questo è possibile. Però, a tal proposito, ho messo insieme qualche notizia appunto per capire meglio per quale motivo mi è venuta in mente questa identificazione, appunto, una seconda lettura. Allora, di questo romanzo. Per quanto riguarda Bai, in particolare, spesso a Bai e alle scene dove è presente Bai, quindi all'interno dei piccoli capitoletti, noi ritroviamo spesso dei quadri, ma oltre a dei quadri troviamo dei materiali che Bai utilizzava, cioè del legno, delle corde e soprattutto la descrizione di alcuni quadri sembrerebbero avere lo stile di Enrico Bai. Ad esempio, mi viene adesso in mente che questo bipuntato dice: beh, voglio fare un quadro dove ci sia l'ultraosso. E si discute, si va avanti a discutere su questo ultraosso. Anche gli argomenti, appunto, che vengono trattati all'interno di questi capitoli dove compare o comparirebbe Bai, sono, se si va a vedere quella che è la produzione di Bai e le sue opere in quel periodo, ci sono alcune opere che potrebbero far pensare che Edoardo conoscesse e che quindi, mentre stava scrivendo il suo romanzo, tra realtà ovviamente e sogno, perché c'è una verosimiglianza, è ovvio che non c'è il quadro. O non l'ho trovato ancora io, probabilmente, il quadro che viene menzionato, però gli elementi che vengono trattati, cioè gli elementi a cui si fa riferimento, sono argomenti che ritroviamo in Bai. Ad esempio, dice, beh, voglio fare un quadro
dove, grandissimo, dove inserisco tanti personaggi travestiti da animali e a te ti voglio mettere le corna. E in effetti abbiamo un quadro, ma mi pare di aver visto che con il periodo cronologico non coincida, però abbiamo un quadro dove vai effettivamente. Inserisce un toro e altri animali, quindi ogni animale dovrebbe appunto essere un personaggio. E poi ancora c'è un'altra opera di Bai dove abbiamo che però è posteriore, questo è molto strano, ecco, dove abbiamo un tronco di un albero e abbiamo un coltello che trafigge questo tronco, questa specie di testa, no? Però questi sono posteriori, quindi non sono Beh, riuscita. questo è interessante perché non è neanche da escludere che Bai Abbia possa fatto dei essere, bozzetti prima. no, si possa essere influenzato dal romanzo, cioè ci può essere, c'è Certo. naturalmente questo problema dell'ecfrasi che è costitutivo della prosa di mio padre, no? È stato studiato recentemente da un volume uscito adesso. Direi in maniera straordinaria il libro di Chiara Cortesina. Portesine, sì, perché è invidiabile quel libro, perché io devo dire, è più facile studiare Dante che non San Edoardo Sanguinetti a questo punto, veramente, no? È un po' quello che già avevo detto da giovane quando Federico della Corte faceva l'edizione critica del Patafio e gli dissi: beh, ma come hai fatto? Anch'io volevo fare l'edizione critica del Patafio, ma non sono abbastanza bravo, mi sono dovuto accontentare di provare a fare un'edizione critica della Commedia di Dante perché è molto più facile, cioè esistono tutta una serie di studi precedenti e quindi uno a un certo punto si incammina su uno stato della questione più o meno avanzato, ma ricerche come quella sull'ecfrasi che ha fatto la Portesina è veramente pionieristica e direi piuttosto risolutiva a questo punto. Certo. Prendendo spunto dalle parole di Mandola, aggiungerei che la copertina della prima edizione di Capriccio Italiano non è quella cosa un po' orrenda che è l'ultima copertina, al paragone naturalmente, a suo modo è perfetta per il mercato di oggi evidentemente, però devo dire che rispetto alla copertina originale di Bai desta qualche perplessità, no? Quindi Bai, certo, è talmente presente che direi che gli anni della frequentazione fra Enrico Bai ed Edoardo sono proprio gli anni di Capriccio Italiano di maggiore 1963. frequentazione. E sì, credo che siano quegli gli anni in cui Bai regala un quadro a mio padre dove era raffigurato lui in alto sulla destra e poi ci sono io e i miei due fratelli, Infatti sì, in c'è questo Capriccio ritratto Italiano. dei maschi della famiglia, insomma, In Capriccio oltretutto. Italiano si parla, mi scusi professore, in Capriccio Italiano infatti c'è anche un capitoletto dove si parla in effetti di un ritratto fatto Edoardo Sanguinetti, quindi questo è interessante. Sì, e poi quindi non escludo neppure che, data la dimensione onirica del romanzo, certo queste identificazioni in qualche modo sono inevitabili, legittime e possibili, però si accompagnano sempre a una dimensione di sogno, no? Di visionarietà. E come lettore del romanzo, Bai possa aver tratto spunto per quanto riguarda, per esempio, le corna o il coltello, non solo dalla tradizione pittorica precedente, penso a Picasso, evidentemente, anche perché Bai ha rifatto Sì, in quel in quadro ha qualche rifatto. modo Guernica,
o si è ispirato a Picasso, al Picasso più evidentemente politico quando ha fatto i funerali dell'anarchico Pinelli, poniamo, no? O anche in misura minore, in misura diversa, quando ha fatto l'Apocalisse, dove che non a caso è un'altra opera che nasce con l'alfabeto apocalittico, e quindi con un dialogo con i testi di mio padre, no? E credo che ci fosse un'influenza reciproca, potrebbe esserci. Sospetterei un'influenza reciproca fra i due, cioè che vedendo una specie di ut pictura poesis, cioè vedendo i quadri di Bai, mio padre scriveva, e leggendo i testi di mio padre, Bai dipingeva, almeno per un certo momento. Un po' come del resto questa sinergia c'è stata con Berio. Leggendo Sanguinetti, Berio componeva musica. Ascoltando la musica di Berio, mio padre scriveva. Eccetera, eccetera, no? Ci sono stati la varietà, l'aspetto così multilaterale degli interessi di mio padre, che è un tema che, se ho capito bene, sta a cuore alla professoressa Lasia e direi persino al PRIN della professoressa Lasia, è anche una delle ragioni dell'inaspettato successo del PRIN, sia proprio nel fatto che permette di quest'opera di essere letta da diversi punti di vista, come diceva Amandola, ma anche da diverse angolature in relazione ad altre forme di d'arte, come che vanno dalla musica al cinema, alla pittura, persino allo spot pubblicitario e via discorrendo. Io non so se qui la mia funzione di presignente. No, c'è un altro episodio celebre che mi è rimasto nella mente, e che è mio padre che mi accompagna alla stazione di Porta Nuova a Torino, che naturalmente non era molto diversa da come la stazione di Porta Nuova si presenta oggi, fra l'altro, no? Credo che siano di uguale sono rimasti forse soltanto i respingenti dei treni, delle ferrovie, quelli non sono stati mutati, no? Dei binari. Ma per il resto tutto l'edificio, quando ho rivisto dopo il restauro della stazione, devo dire, ho rivisto a distanza di anni la stazione di Porta Nuova così mutata, quanto mutata da quello che era, un po' come per parafrasare Virgilio, ecco, e sono rimasto piuttosto scioccato, perché io da bambino mi immaginavo la stazione di Porta Nuova come il top della modernità e insieme ai miei occhiali di bambino coperti di nebbia, come si ricorda in quella pagina, se non sbaglio, no? Sì. Ecco, e lì non so se ci sono, posso fare solo domande che mi per i cavoli miei, cioè per quello che mi interessa direttamente, per quello che sono direttamente investito, per cui è inevitabile che io legga mio padre per come l'ho vissuto, non per come l'ho studiato. Cioè dovrei fare per dirla con Petrarca, un lavoro si doppio, no? Di coinvolgimento emotivo e di vissuto da un lato e di studio dall'altro, se volessi davvero occuparmene seriamente. E invece faccio naturalmente delle domande così di pura curiosità su questi episodi in cui mi trovo in qualche modo ritratto. Ricordo che era solito il professor Dotti, con cui mi sono laureato, un giorno mi disse: "Ma scusa, ma perché non ti fai pagare da tuo padre? Ti mette sempre in poesia, le modelle dei pittori si fanno pagare, no? Tu perché non ti fai dare dei soldi ogni volta che ti cita? Una specie di diritto
non d'autore, ma insomma di oggetto letterario, auspicava Dotti. Non è giusto che questo parli continuamente di te e ti citi continuamente. E in effetti poi devo aver seguito le orme di Dotti, perché un giorno dissi, e così finisce d'altra parte la serie di Stracciafoglio e in qualche modo anche insieme l'epistolario. Un giorno devo aver detto, dopo quella poesia dove mio padre mi mette sullo stesso piano di D'Antuono, Nicola D'Antuono, cioè, prende spunto da un incontro D'Antuono, mio padre e io. E mio padre dice che D'Antuono e io stiamo lì a morderci le nostre code, ma in realtà intanto io e D'Antuono già non andavamo del tutto d'accordo su tutto, ci potevamo trovare su alcune cose, quindi non è che avevamo deciso di fare un complotto o una rivolta di popolo contro mio padre, non si sa in nome di cosa, eccetera. Nicola ci aveva un suo forte conflitto nei confronti di mio padre, credo molto, molto più vistoso di quello che potessi avere o esibire io, fra l'altro, no? E trovandomi coinvolto in questa cosa, io a un certo punto dissi a mio padre: scusa, ma ti posso chiedere una cortesia? Puoi scrivere poesie dove io non sono più, dato che non ne ricavo niente di economico, mi rappresenti come uno che sta lì, come un tuo allievo, che sta lì a mordersi le sue code, puoi anche evitare di trovare sempre ispirazione poetica da me. E se te la senti, ti pregherei di non coinvolgermi più. E da quel momento, forse convinto di farmi un dispetto oppure di farmi effettivamente una cortesia, insomma, quello che gli avevo davvero chiesto, posso averlo messo forse in difficoltà perché magari veniva meno qui sarebbe stato interessante intervistare mia madre davvero, cioè capire fino a che punto mia madre era realmente, come io immagino, una spinta così forte e così decisiva rispetto a mio padre. Al punto che non so se sono iperbolico o semplicemente realista e dico, registro effettivamente solo le cose come sono andate, come erano i rapporti fra di loro, ma sono fermamente convinto, posso anche sbagliarmi ovviamente, che mio padre facesse veramente nel bene e nel male esattamente le cose che mia madre gli diceva, in maniera sistematica. Naturalmente non potevo entrare nella loro intimità al punto da sapere che cosa si dicessero quando erano da soli o quando erano a letto insieme, no? Per le ben note ragioni lacaniane che nessuno di noi è effettivamente partecipe della scena primaria e quindi se la immagina come gli pare, no? O non se la immagina perché rimane nel subconscio e quindi inorridisce solo il pensiero di far salire alla coscienza il momento del proprio concepimento e quindi di conseguenza anche tutti i momenti di intimità dei propri genitori o di altre persone, no? Dunque, a parte questo, io sono però per tutto quello che ho potuto percepire vivendo con loro nell'infanzia e fino a una certa età dell'adolescenza, diciamo fino alla maggiore età, dopo la quale mi sono allontanato, ho sempre percepito questa dipendenza di mio padre, per usare la formula di Sartre, la sua costituzione passiva. No? È quello che è appunto la formula che Sartre usa per Flaubert, ma usa anche autobiograficamente come condizione. In fondo, Sartre suggerisce che questa sia la condizione standard, o come dire, la condizione tipica dell'intellettuale moderno da Flaubert in poi, il libro su
di Sartre su Flaubert è evidentemente anche un'autobiografia di Sartre in grandissima misura e può valere probabilmente come autobiografia di tutti quanti noi, almeno dei presenti di sesso maschile, perché poi il problema invece della costituzione dell'intellettuale donna, delle donne intellettuali di oggi, è un problema che in realtà se ne occupano le scrittrici, le femministe, cioè, è un'altra questione su cui bisognerebbe entrare, che è un'altra cosa. Però la costituzione passiva di mio padre, se va nella formula di Sartre, in qualche misura era determinata e compensata da questa dipendenza dalla figura materna, da Giuseppina Cocchi, in partenza, che veniva poi sostituita da mia madre, e il loro legame molto forte, molto simbiotico, volendo coglierne anche certi aspetti patologici in un certo senso, se ci sono stati, dipendevano anche dal fatto che mia madre invece era alla ricerca di una figura paterna. Quindi ognuno di loro hanno vissuto il rapporto in modo, io temo, anche contratti patologici e simbiotici, che poi a noi interessano adesso dal punto di vista di quanto questo abbia influito o prodotto in arte, evidentemente, no? Cioè, non è che sono qui a fare il tuttologo, della psicanalisi. Che non è evidentemente nel mio mestiere, nel mio compito e niente, però effettivamente può essere utile tener conto di questa figura così dominante che era mia madre nei confronti di mio padre, insomma. D'altra parte, dicendo questo, dico una cosa che è sotto gli occhi di tutti, perché non c'è opera di mio padre in cui mia madre non sia presente, è già presente in Laborintus è così evidentemente presente in Capriccio Italiano, non occorre che io lo esplicitamente, e continua a esserlo poi anche dove non è presente, anche la ballata delle donne evidentemente è impensabile senza la presenza di mia madre, e mi pare una cosa ovvia. Questo lo dico così sul piano autobiografico, di chi ha conosciuto mio padre non come studioso, evidentemente, ma insomma da chi è vissuto in quella famiglia, da vicino, perché può essere un elemento utile anche agli studi, riflettere su questo aspetto. A me interessa molto questo che sto sentendo e lo ricollego a quello che diceva Eleonisia, cioè all'inizio quel brano di lettera che tu hai citato all'inizio del tuo intervento, in cui Sanguinetti si compiace, se non ho capito male, di questo intervento critico che mette in gioco le categorie della fiaba. Mi interessa questo, mi interessa la rilevanza della figura femminile, in questo senso una rilevanza che non è solo quella presente nel romanzo, ma che è quella più in generale presente nel vissuto dell'autore, perché mi chiedo e proverei a chiedere sia a Erminio che a Eleonisia. Che rapporto possa avere con quelle frasi? Le abbiamo analizzate oggi con gli studenti, quelle frasi del trattamento del materiale verbale nei testi della Nuova Avanguardia, dove lui esplicitamente cita il genere fiaba, cita prop, naturalmente il prop, quello buono, cioè ovviamente le radici storiche dei racconti di fate. Proprio per guardare a Capriccio Italiano, cioè subito prima di introdurre Capriccio Italiano, lui introduce le categorie proposte da Prop. Ecco, tu Erminio, questo l'hai in qualche modo
E poi Vi dico mi due cose. interesserebbe capire se Leonisi ha trovato altre tracce di questo rapporto dove appunto di nuovo la figura femminile è emergente. Scusate, intervengo. Niente, due o tre cose e aggiungo anche due o tre cose a quello che ha detto Elionisia. E anche il testo della Portesina è molto bello sull'ekphrasis e con alcune cautele che io dico sempre su Sanguinetti e tento di spiegarmi. È vero che l'interpretazione di Bicombai è un'interpretazione accettabile e giusta, corretta, se non è totalizzante. Perché quel citare anche nell'intervista, anzi io direi nel colloquio con Balestrini e con Riva, l'idea della struttura narrativa stazioni come inizio di una narrativa, insieme l'idea di giocare con la costruzione dei personaggi, un aspetto in Sanguinetti fondamentale. Ed è fondamentale il fatto che non si possa mai totalmente rendere coincidente con un personaggio reale. Faccio un esempio. Per i tre quarti, B e Vai, ci sono alcuni momenti in cui sono chiari riferimenti sia a Bertini, che lui conobbe casualmente nello studio di Albino Galvano e fu, diciamo, il tramite per la pubblicazione dei primi testi di Laborintus su rivista, sia di Bueno. E lo stesso gioco continua con E, che in molte situazioni è Enrico Filippini, ma addirittura in certe situazioni è un doppio rovesciato di Edoardo. Perché gioca programmaticamente con il finto autobiografismo. In questo, e lo dico diciamo in maniera un po' paradossale, estremizzando, è davvero un punto in cui lui gioca contemporaneamente esasperando Proust e Kafka, come modelli, e rovesciandoli. Perché, per riprendere la frase di Rob Grier, farla finita con Balzac vuol dire farla finita con l'impianto tradizionale della narrazione. E allora per farla finita con l'impianto tradizionale della narrazione si riprende Dante facendo un balzo indietro di secoli per farne uno decisamente in avanti. Primo punto. Secondo punto, l'elemento del rito di iniziazione e della formazione come elementi decisivi che ci vengono dati dall'antropologia. E questo, secondo me, è quello che rende il testo sempre dialettico. Uno degli elementi fondamentali è che io quando ritrovo anche una fonte, non ne nega mai un'altra che magari è anche minore, ma con la quale il testo gioca e fa parte di quell'estrema apertura dei testi sanguinettiani, che hanno una numerosissima possibilità di interpretazione, che però ha dei limiti perché nega, diciamo così, il discorso alla Fichte del decostruzionismo. Seppure estremamente numerosi. E questo, secondo me, è un elemento importantissimo di costruzione sia dei personaggi sia del discorso, diciamo, importantissimo delle fonti e del loro intreccio, dove spesso e volentieri si intreccia il quadro con l'elemento cinematografico, che è un altro aspetto fondamentale. Noi, per certi versi, il riassunto di una trama lo trovi subito, no? Una crisi matrimoniale che si risolve con la nascita del nuovo figlio. Tutto questo non dice quasi nulla. Perché adesso che io ti ho detto questo e ti ho detto una verità, però inizia il testo, che è costruito con un linguaggio estremamente innovativo e con il tentativo di dirci: guarda che il sogno è realtà, ma in che maniera è realtà in un sistema di produzione come quello che si sta aprendo, che è quello del tardo capitalismo? Che tipo di linguaggio posso usare? Come mai il linguaggio letterario ormai consumato non ci può più parlare di certe cose? Ecco, i testi di Sanguinetti sono testi che ad ogni passo ci interrogano. Quindi l'elemento autobiografico è importante se non diventa totalizzante. Un po' come, voglio dire, per certi versi, fate le debite distanze, ma chi è Jacopo Ortis? È sicuramente il ragazzo Padovani, è sicuramente Foscolo. Ma non è solo questo. Ecco, non a caso si tratta anche in questo caso di un tassello di una ricerca romanzesca. Secondo me questi sono elementi decisivi e dico una cosa in più su questa dimensione della fiaba. Non è un caso che Sanguinetti, introducendo Vitorini anni dopo, dice che ogni romanzo, diciamo, riuscito è un'anequia. Ecco.
Secondo me questi sono tutti aspetti fondamentali e lo vedi su tutti i personaggi, ma pensa alla complessità del personaggio femminile in Capriccio Italiano e pensa all'estrema modernità di lei, di passaggio, che si stacca completamente dall'immagine della donna perseguitata e della vittima, perché diventa lei stessa azione, sembra addirittura più moderna dei personaggi di Von Trier. Allora, se noi ragioniamo su come costruisce i personaggi, su come costruisce il linguaggio, su come rovescia la trama, ci rendiamo conto di che cosa è stato in quegli anni l'antiromanzo. Secondo me Federico ha detto una cosa che va sottolineata, cioè il rapporto doppio. Sanguinetti vede un quadro e magari lo descrive, ma Bai, Caro Rama, Biasi, Bueno, Persico, leggono delle cose e dipingono. È una cosa che ad esempio mi colpì molto tanti anni fa, quando venni invitato, che poi appunto per mie ragioni personali non avevo potuto essere in presenza, ma mandai il pezzo a un convegno importante su Manzoni, che mi permise anche di scoprire un rapporto che è sempre stato un po' sottovalutato tra Sanguinetti e Manzoni. Ecco, quando tra i due c'era una grande stima reciproca, almeno le cose che sono venute poi fuori anche dai materiali del fondo Manzoni era questo, ecco. E secondo me è un altro aspetto importantissimo, ecco, uno dei testi dei quali io quando ero giovane mi innamorai, che beccai casualmente, fu un'introduzione di Sanguinetti a Yves Klein e al discorso del monocromo che era uscito per una plaquette di una galleria torinese, che venne poi ripreso nel catalogo italiano della mostra di Klein, e poi è presente anche in Cultura e Realtà, ma ormai siamo già più avanti, no? È proprio questa riflessione anche sul non dare mai nessun privilegio alla letteratura all'interno degli spazi della comunicazione. Se però una cosa ce l'hai, che la letteratura parla dell'uomo, e allora il discorso che facevate prima, antropologico, e quindi la fiaba, è importantissimo. Almeno a parer mio. Non a caso noi possiamo leggere questo libro anche come una serie di riti iniziatici. Pensate a tutti i luoghi che sono presenti, la grotta, l'acqua, la stessa palude, il fatto che gioca a citare situazioni che sono anche in purgatorio dell'inferno e a variarle. Pensate alla metamorfosi del personaggio femminile. Se uno pensa a un personaggio, oltretutto degli stessi anni, come lei, in passaggio, si ci rende conto come alcune osservazioni che sono state fatte su Sanguinetti, i personaggi femminili, siano fuori luogo, no? Ecco, perché se c'è una dimensione a cui è estremamente attento è proprio la dimensione della femminilità. Ecco, quello che sto dicendo adesso non ha nessuna base scientifica, è solo un ricordo che dico. Ma ad esempio, che mi è stato raccontato da Aristo Ciruzzi, la ballata delle donne nasce, secondo Aristo Ciruzzi, proprio come omaggio alla signora Luciana, ma su una richiesta che Aristo fece per un ricordo della resistenza in Val Borbera. E si erano ricordati appunto in quegli anni partigiani molto combattenti che avevano preso delle medaglie d'oro, un partigiano russo. Ecco, questa riflessione invece approda all'elemento del femminile. Non a caso questa poesia venne poi data un giorno dei primi anni 90, l'8 marzo, proprio dalle organizzazioni femminili. Una arrivava a Genova con il treno, semplicemente da Voltri, da Pegli, arrivava a Principe. E riceveva questa poesia ciclostillata, che secondo me è un'immagine, almeno che a me è rimasta dentro, è molto bella, che rappresenta bene l'attenzione nella costruzione del femminile e insieme evitare nelle costruzioni dei personaggi che ci possa essere un dominio dell'autobiografismo, perché sennò ritorneremo anche alla costruzione ottocentesca. E allora questo come si ha? Spiazzando, utilizzando certamente gli elementi di persone che si hanno vicine. In quante situazioni io mentre leggevo Capriccio Italiano dicevo questo è Filippini, perché questo ha detto Filippini. Poi lui, sapendo che molti, soprattutto quando il libro era uscito la prima volta, potevano fare questo tipo di accostamento, quello con Bai, arriva a un certo punto e ti spiazza.
in modo che, dire, ci sia sempre il seme della dialettica nella costruzione del personaggio, e questo è l'altro da sé. Non si riduce all'autobiografismo e non si riduce a tipo. E secondo me, se dovessi dire, proprio per questo ritengo importante le pagine sul rito di iniziazione sulla fiaba, è quello che rende estremamente moderno, anche rispetto ad una fruizione dei giovani d'oggi, un testo come Capriccio Italiano ed alcuni testi narrativi della neoavanguardia. Ecco. Ad esempio l'Anonimo Lombardo di Arbasino nella prima edizione. Ad esempio, l'Ilaro Tragedia di Manganelli. Ho due cose da chiedere a Risto, perché per Sì. questo discorso che ha fatto così ampio e pieno di spunti, quindi davvero interessante. La prima è che verrebbe spontanea, credo, a chiunque questa domanda, no? Allora uno potrebbe dire: Edoardo Sanguinetti ha inventato l'autofiction, quella che oggi si chiama così. Qual è il rapporto fra quella che oggi si chiama autofiction e Capriccio Italiano? Questa è la prima. La seconda, invece, che vorrei dire è una sorta di richiesta che voglio fare a Erminio. Se gli chiedo un favore. Dato che è emerso questo rapporto con questo problema della relazione fra Edoardo e Luciana, no? E mancando un'intervista, perché non siamo arrivati in tempo per colpa mia, cioè non sono arrivato in tempo a persuadere nessuno né a farla io un'intervista a mia madre su di sé e sul rapporto con mio padre, perché sarebbe stato forse un elemento utile per chiarire e togliere una serie di equivoci o per porre nuove questioni, insomma, e non restare a quello che sappiamo adesso per forza di cose limitatamente, insomma, no? Io so che Erminio ha avuto una frequentazione con mia madre abbastanza ricca, al punto da avere tutta una serie di ricordi e di confidenze da parte di mia madre sull'infanzia di mia madre, sull'esperienza della guerra, sul rapporto fra mia madre e mio padre, e sul rapporto fra mia madre e suo padre, no? Mi raccontavi che mia madre aveva assistito a delle fucilazioni in guerra, eccetera, eccetera, e episodi anche pesanti, eccetera. Ecco. Se tu riuscissi, e te lo chiedo come regalo, ma sarebbe credo una cosa, te lo chiedo persino come regalo a livello personale, perché naturalmente ricostruire il proprio passato genealogico è molto terapeutico. Una delle cose per cui mi fa piacere inaspettatamente partecipare adesso a questa riunione, ringrazio all'Asia per la gentilezza dell'invito, è perché. Per me essere qui e ascoltarvi e parlare ha la stessa funzione di quello che per gli psicologi o gli psicanalisti è lo psicodramma, no? Io sto partecipando, per me, io partecipo veramente a uno psicodramma del tutto personale, perché sono nella funzione di personaggio e non personaggio, perché Erminio ha chiarito che io sono lì. Come figlio Federico, mi chiamo Federico, ma naturalmente una volta che sono nel romanzo non sono più soltanto io Federico, ma sono il personaggio del romanzo che si chiama figlio, che si chiama Federico, ma che è già un'altra, diventa ed è già un'altra cosa, no? Come Bai può diventare Bueno o può diventare qualcos'altro ancora, di che non è né Bai né Bueno e via dicendo. E se, perché non metti per iscritto quello che ricordi di mia madre, secondo me sarebbe molto importante, a parte per me, appunto per il mio psicodramma, se accettate la mia partecipazione, dovete pure capire che non posso che venire qui se non per fare autoterapia, evidentemente, se no che cosa vengo a fare? E d'altra parte, che cosa stiamo a leggere, romanzi e cose del genere, se non per autoterapia, o se preferite la formula di Lukács, molto più oggettiva, che cos'è l'arte?
No? La risposta di Lukács nell'estetica è l'arte è il mondo proprio dell'essere umano. Quindi in questo senso c'è un tu res agitur, altra formula cara Lukács, che è implicito in ogni messaggio artistico, in ogni rispecchiamento artistico, avrebbe detto Lukács con maggiore rigore di stampo leninista, no? Rispecchiamento artistico. Allora, credo che una tua testimonianza riguardo a mia madre possa in qualche modo sublimare questa assenza di una testimonianza diretta da parte sua, perché tu hai ben registrato ancora, sei ancora abbastanza giovane per ricordare, oltretutto, prima lo fai. Scusa se sono così, perché io invecchiando, essendo un pochino più vecchio di te, anzi parecchio più vecchio, mi rendo conto di come il tempo sia importante, no? E prima lo fai, secondo me, meglio è, perché fai un regalo a me, e questo lo dico egoisticamente, ma fai anche un regalo a tutti gli studiosi, a cominciare da quelli qui presenti, cioè sapere delle cose di mia madre che altrimenti noi non sapremmo perché le ha confidate magari solo a te, eccetera, eccetera, può riempire un vuoto oppure fornire, che poi la stessa cosa, detta in un altro modo, un punto di partenza per ulteriori riflessioni e ulteriori approfondimenti anche in senso strettamente critico, cioè per quello che riguarda lo studio di quest'opera, ecco. Ti dico subito tre cose, Federico, in sequenza. La prima spero è che ci avevi già pensato. Adesso ti dico proprio tutto. Allora, prima parto dall'autofiction. Direi di sì, ma non nelle condizioni in cui la viviamo oggi. Come, guarda, io dissi una cosa quando ero giovane, no? Che subito mi ricordo nel 90 la presentazione che Curi fece dei suoi saggi. Dissi, il labirinto Sanguinetti inventa l'estremamente rallentato. E cioè inventa quelli che incominciavano ad essere i primi video, no? E quindi io ti dico, se hai ragione sull'autofiction, con condizioni totalmente diverse. Ad esempio, io ti posso dire come interpreto io, dal mio punto di vista, la diversità di Federico, se posso dirla così, in Capriccio, Federico nel Purgatorio e Federico in Rise Builder, Straciafoglio, eh? Allora, il Sì. primo Federico è Federico, insieme a un bambino, insieme a quelli che possono essere tanti bambini e tutto il resto. Nell'altra fase, è anche una domanda che mi sto ponendo, perché oggi, visto che riusciamo a parlare così molto liberamente, dico anche cose che andrebbero poi analizzate con più attenzione, ma quando leggo, per il piacere di leggere, per me in quelle poesie Federico diventa anche un po' Lukács. Come tanti casi, il Francesco di Petrarca diventa Agostino, cioè in quegli anni quanto Federico, portatore di una visione di un Lukács complesso, cioè quello dell'ontologia dell'essere sociale, quasi in Italia misconosciuto, che però mette in crisi alcuni elementi beniaminiani, Federico è anche Lukács. Questo è uno dei problemi. Quanto quello che tu chiami monologo esteriore in realtà è una strategia di tuo padre di scrivere una cosa quasi senechiana usando il dialogo come diatriba cinico-stoica, in cui ti dai anche tu la risposta, ma sai che ce ne possono essere delle altre. È su questo che lui fonda una cosa molto particolare di autofiction. Ecco, io lo userei tra virgolette questo termine, Federico. Altra questione che tu dici è il discorso di tua mamma, lo farò sicuramente, anche perché soprattutto per alcune cose esistenziali, con tua mamma avevamo pensato di consegnarle al centro della Resistenza qui a Genova, dove c'è Mino Ronzitti, anche se poi sono fatti che interessano molto di più il Piemonte, perché si tratta di un trasferimento a Ceresole e tutto, e di conseguenza sì, sicuramente Federico, ecco. Più che altro da quel punto di vista lì, io addirittura, visto che tutti siete aperti, a me non è mai capitato, ma oggi te lo racconto, un rapporto più stretto con tua mamma nacque per una cosa banalissima. Quando io iniziai a insegnare a Leonardo, una mia collega che forse studiava al liceo con uno dei tuoi fratelli era rimasta in possesso di un libro di Kierkegaard
che tuo padre aveva comprato a tua mamma nel ritorno del viaggio di nozze. Erano andati a Venezia a vedere delle mostre e le aveva comprato a Verona, con dediche e tutto. Io ho preso questo libro, appena mi è arrivato, l'ho dato a tuo papà che lo portasse a tua mamma, perché lo ritenevo giustamente suo. In cambio tua mamma mi mandò un catalogo di Carol Rama. Quel momento lì è stato un po' l'inizio, ecco, e poi soprattutto rimasero un po' colpiti dalla parte in cui io dico che arriva Lambda e cambia concretamente la scrittura, che io appunto, senza conoscere bene né rapporti personali né nulla, analizzavo semplicemente il testo, come dicevi tu prima, ogni testo è un test, e mi chiedo perché cambiano certi elementi, perché quello che fino a quel punto tu potevi leggere anche all'interno di modi più tradizionali delle neoavanguardie anche europee, anche alcune cose di Emilio Villa salta completamente e diventa qualcosa di totalmente diverso e che dà tutto un piano diversissimo a tutto il poemetto. Ecco, secondo me l'arrivo di Lambda è un arrivo importantissimo in laboratorio. Di nuovo c'è quel gioco dialettico, materialistico e dialettico che cambia totalmente la prospettiva. Io spero di essere stato appunto abbastanza puntuale, ecco, su queste cose. Secondo me è una buona idea quella che hai tu di autofiction, in tutt'altre condizioni, sia ben chiaro, ecco. No, no, ma appunto la mia era una curiosità, una domanda, proprio perché. Secondo me c'è, perché giocare con l'autobiografismo fino alle estreme conseguenze e non poterlo più fare come si faceva prima, perché non lo puoi, come i pittori dicevano, non si Oggi è può tutto il fare con molta parte del l'altro. dibattito sulla narrativa che c'è oggi è tutto sulla questione: è autofiction, non è autofiction, l'impegno, non l'impegno, e tutte queste. No? C'è. Certo, anche perché una domanda su che cosa voglia dire il linguaggio per prima cosa, inteso nella sua globalità, non se lo pongono più. Se tu pensi oggi la domanda sull'autofiction è una domanda in parte già castrante in partenza, perché non parte da dire come scrivi, ecco. Perché se tu mi spieghi come scrivi, poi io ti dico con un gioco di parole come sei, caro testo. Ecco. Sì, lo stile è Ma l'essere proprio umano. il linguaggio nella sua totalità, ecco, inteso non solo come lessico, stile, ma quello che vuol dire linguaggio. Quel tentativo che appunto attraverso discussioni la neoavanguardia faceva e che usa tuo papà nella parte introduttiva al discorso sulla neoavanguardia come condizione inevitabile di un intellettuale nel tardo capitalismo, proprio alle riunioni di Palermo. Ecco. Sì, Secondo me. l'identificazione con due postille molto rapide. L'identificazione con Kafka, scusa, perché pensavo un'altra cosa. L'identificazione di mio padre con Kafka, sì, c'è, e con Kierkegaard anche, certo. Mio padre era all'epoca in cui, quando si è sposato, era Kierkegaardiano, cioè per lui voleva dire appunto rinunciare alla vita estetica, sposarsi e passare alla vita etica, no? Quindi ecco quindi il ruolo di mia madre può essere letto anche alla luce di queste categorie dell'irrazionalismo europeo, di un personaggio importante dell'irrazionalismo europeo come evidentemente Kierkegaard. E per quanto riguarda invece Lukács, l'identificazione che tu fai di Federico con Lukács trova una conferma nella parte che resterà probabilmente inedita sempre del carteggio, cioè nelle lettere che io scrivevo a mio padre, perché in quei 2 anni, come la dottoressa Leonisi sa, evidentemente molte delle lettere di mio padre sono delle lettere in cui mio padre polemizza con me e io polemizzo con lui sul rapporto Benjamin-Lukács, cioè è un dialogo fra un lucasciano o lucasciato, avrebbe detto mio padre, cioè quello che nelle lettere è Federico, che poi coincide in parte con me, come
ontologicamente coincide in parte come non sono soltanto il personaggio delle lettere, sono anche un'altra cosa, evidentemente, e viceversa. E invece mio padre, per le posizioni beniaminiane, no? Quindi si ripeteva il dialogo in forma familiare, personale, in Italia, anziché in una prospettiva europea, quello che era stato il dialogo, che era il dialogo anche nell'estetica, il dialogo fra Lukács e Benjamin. Io vedevo in alcune posizioni che non condividevo di mio padre, anche nella gestione della vita familiare, dei limiti che imputavo alla sua adesione a una visione della letteratura che era quella di Benjamin e non quella di Lukács, insomma. Quindi c'era anche questo problema. Il fatto che persino che in qualche modo io venissi già da lui identificato con questo ruolo è abbastanza curioso perché è come dire, fa parte di un inconscio familiare dove avevamo in mente questi ruoli in maniera con una certa sincronicità, per dirla con Jung, no? Perché non so se l'ho già raccontato altre volte, ma forse è la prima volta che magari lo dico, perché poi le cose che uno pensa le dà per scontate, penso di averle già dette a tutto il mondo, invece non le ha dette magari a nessuno. Ma l'ultima cosa che potrei dire è che un giorno incontro mio padre a Roma quando era deputato e gli dico scherzando, sai, poi ho in mente di scrivere un romanzo, evidentemente anch'io avrò avuto la mia nequia in testa, e gli ho detto, ah sì, e qual è l'argomento, l'idea che hai, eccetera, e gli dico, ma l'idea sarebbe questa, il titolo sarebbe questo, gli dico. Rimane e dice, ma è il titolo che ho in mente io per quello che vorrei scrivere adesso. E allora gli dico, scrivilo, no? E lui dice, no, scrivilo tu. Il risultato è che nessuno l'ha scritto, perché poi quel romanzo io aspettavo che lo scrivesse lui e lui aspettava che lo scrivessi io, il romanzo con quel titolo. E con quella trama. Poi lui ha scritto invece quella, come si chiama, quella roba astronomica. Ecco, Orologio astronomico. che io non riesco neanche a leggere perché ormai Lukasciato fino in fondo, dopo che leggo due o tre pagine, mi viene una noia mortale e quindi vado allo scaffale, tiro fuori Thomas Mann e mi rileggo qualche pagina di Thomas Mann. Evidentemente. Però era il titolo, Federico. Io riderei forse per chiudere con il ruolo di presidente, perché vedo anche l'orario. Io, fra l'altro, devo prendere un taxi e fuggire per una cosa che devo fare alle 5. La parola in chiusura, mandola per se ancora qualcosa da dire, magari su quelle lettere che sono rimaste o su Capriccio Italiano, insomma, su quello che Sì, sto e facendo. poi io resterei comunque, chiederei comunque ai presenti di restare in linea nel caso ci fossero domande degli studenti, che poi professore sappiamo lei deve andare, ma eventualmente le giriamo. Poi con la promessa però che chiedo a tutti i presenti di riprendere questo discorso, perché devo dire che Leonisi ha avuto veramente un'idea notevole a organizzare questo dibattito. Quindi se avete tempo e voglia di proseguire, proseguiamo in un altro momento. D'accordo, allora io vi saluto già adesso perché devo scappare. E se mi rivolete non come presignente, ma come ascoltatore attivo e partecipe, eccetera, voi sapete comunque, la professoressa Lasia lo sa anche, mi sono persino prenato per venire incontro ai suoi desiderata e quindi non ho difficoltà di fare quel niente appunto che posso fare per Sì, quanto posso perché fare.
è davvero un peccato interrompere, quindi la richiesta promessa è proprio quella di riprendere questo dialogo a più voci e andare avanti su questi discorsi che mi sembra ci stiano davvero aprendo una serie di piste notevolissime. Io Quindi spero grazie di davvero. uscire il più presto possibile dall'università, di andare in pensione, così sarò ancora sanguinettianamente più libero di dialogare con A voi, quel perché, punto, come si dice a Torino, hai la fase rupinen. il centro è suo. Grazie, grazie, Grazie a lei, a grazie prestissimo. Armina, Grazie, grazie. grazie. Grazie, Buon ciao. proseguimento, grazie mille. Arrivederci. Grazie. Eleonisia, ecco. Sì, allora ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma chiedo ai presenti a questo punto, visto anche l'orario, cosa fare, nel senso che oltre al piccolo pezzettino di lettera che ho citato, ce ne sono altri. Che ovviamente poi aprono altre questioni. E concluderei con un pezzettino, appunto, sempre della stessa lettera, perché mi sembra quella interessante, ma Ti allora. chiederei di restare un po' più vicino al microfono perché ti sentiamo male. Si sente? Si Adesso sente? perfettamente, sì, adesso sì. Ok, va bene, perfetto. Allora, dicevo, continuo con un pezzettino della lettera che vi stavo leggendo, saltando delle parti perché appunto ho fatto una breve sintesi. A un certo punto, proprio sulla fabula, dice Sanguinetti, l'autrice propone allora quattro livelli di lettura: mitico, alchemico, scanalitico e semiotico, strettamente connessi, e due strategie di derisione, come le definisce, ironia e gioco, sottolineando che mi pare importante l'effetto di straniamento che ne deriva in relazione all'assunzione della struttura mitica di base, fissata, stereotipata. Ci vedo un contributo alla comprensione di me stesso, non soltanto a livello letterario. Penso al mito generativo, la fabula della ricerca del figlio, che credo che spieghi molto di me. Quindi direi che non, ho selezionato delle parti perché appunto ci terrei che molte di queste cose rimanessero un attimino anche, tra virgolette, inedite, nel senso che ci sono talmente tante cose interessanti che ci vorrebbero veramente tantissimi altri seminari per poterne discutere ampiamente, ecco. Però per rispondere alla domanda della professoressa Lasia di prima. Sì, cioè questa è un po' il continuare a sviluppare quella pista che lui appunto traccia nel trattamento del materiale verbale e che direi va perfettamente incontro a quello che diceva Erminio e si concilia con quello che diceva il professore, cioè un giocare su più piani. D'altronde, Erminio, mentre tu parlavi dello sdoppiamento del narratore che a volte appunto diventa e addirittura pensavo a quello che succede, ne parlavamo stamattina nell'orologio astronomico con il narratore, il trickster, che di nuovo sono due personaggi liquidi che si in continuazione osmoticamente passano l'uno nell'altro. Anche con un effetto abbastanza disorientante per il lettore. Direi che quello che ha detto Leonisia è molto interessante perché questa recensione coglie tutta una serie di aspetti. Ti faccio ancora una domanda che rivolgo a Erminio dal punto di vista della percezione del romanzo e invece chiedo a te se ci sono tracce nelle lettere.
Io ho, a me è capitato nel corso degli anni di lavorare un po' sul capriccio, ho lavorato di più sul gioco dell'oca, però un pochino ho lavorato sul capriccio. Ho sempre avuto questa sensazione che la cosiddetta sintassi sbalordita ed efficiente aumenti oppure si renda più evidente man mano che il romanzo procede. E mi chiedevo appunto se nelle lettere c'è traccia di questo. E mi chiedevo, Erminio, se tu, perché oggi ci interrogavamo appunto con gli studenti su questa, da un lato su questo elemento, sulla realtà, sull'effettiva realtà di questo elemento, e dall'altro sulla possibile ragione, di questa strategia. Quindi una doppia domanda, una Va per una. bene. Allora, inizia il professore Erminio. Quello che preferite, per me Per non me c'è problema. è un po' più facile perché, ecco, Vai. allora, per quanto riguarda queste lettere, appunto me ne occupo da settembre praticamente, quindi da settembre dell'anno scorso, con la trascrizione adesso ho iniziato le note di commento da un mese e mezzo. Quindi diciamo che da quello che ricordo, questo elemento non è presente, però appunto io mi sono concentrata molto sul 1978, poi c'è anche il 1979, quindi sto andando diciamo progressivamente avanti, però non mi sembra che ci sia Non questo c'è. elemento. Grazie. Allora, secondo me quello che dici, Clara, è molto giusto. Intanto, prima di tutto, anche il libro della Portesina è sul gioco dell'oca, che bene o male si muove su un piano diverso che adesso non stiamo ad aprire. Su capriccio, se noi ci pensiamo, è tutto intessuto di giochi di richiami e di ripetizione. In variazione, secondo una precisa scelta di degradazione e consumazione. E secondo me, appunto, aumenta andando avanti per questo. C'è una cifra che unisce tutto, che è la descrizione fredda, ragelata, insieme puntuale ed essenziale. Sia che si tratti di immagini, le ekphrasis, di uomini, di donne, di luoghi urbani o di luoghi naturali. E secondo me, proprio. E quando si diceva che era rimasto colpito dalle osservazioni sull'ironia e lo straniamento, sono figlie in questo testo, scusate, concretamente, della dialettica tra situazioni al limite della credibilità o impossibili, quasi un clima da assurdo becchettiano, e insieme un processo di ragionamento che coinvolge anche i personaggi. Da questa miscela nasce il grottesco del capriccio. Secondo me è proprio lì un punto centrale, no? Se voi ci pensate, esemplifichiamo con il testo. Due personaggi in una cattedrale si pongono il problema della conservazione di un uovo o dell'eventuale presenza di un pollaio e se questo sia segnalato nella guida turistica. È chiaro che io quando dico questo sono paradossale perché estremizzo il testo. Ma il messaggio al grado zero che viene subito fuori è questo. E la dialettica di questi elementi crea ironia e straniamento. Ironia e straniamento che producono quell'effetto che noi abbiamo alla lettura di grottesco, almeno a parer mio, è Clara. Che però non nascerebbe se il testo non fosse una fiaba, ma una fiaba in senso antropologico. Perché? Perché per costruire questo testo, Sanguinetti e anche gli altri ricorre a tutto ciò che non è narrativa borghese, quindi a tutto ciò che è nato prima, inevitabilmente. E a tutto ciò anche o a molto di ciò che è un frutto collettivo. E certo. Nel convegno di settembre, che mi ha costretto benissimo, è vero che scrive Laborintus perché studia Malebolge, ma mi sembra che sia venuto fuori come Malebolge sia nato perché grazie a scrivere Laborintus lui rileva come essenziali tratti che altri non mettono in evidenza. Certo. Ecco, è Sì, la tu hai stessa cosa illustrato per bene quello. la dimensione del narrato, no? Perché se io ci penso, Capriccio italiano, e lo dicevo anche nell'introduzione, nasce quasi di colpo, perché se uno guarda così, Sanguinetti ha scritto due racconti e Clara. Ma se uno pensa invece alla totalità,
si rende conto come la riflessione sul narrato sia qualcosa che lo accompagna dall'inizio. Ecco, del resto, voglio dire, e non l'ho messo in evidenza per non rendere troppo complessa la cosa, ma il primo progetto di Laborintus è un prosimetro. Ecco, e Ed che era cosa dice questo. poi nel 65? Mi dispiace che sia andato via Federico, che è un dantista, ma che cosa dice nell'introduzione alla Vita Nova, che è un ragionamento sulla morte, tutto quello che si vuole, ma che è una teoria di poesia. E che non bisogna dimenticare quello che dice sulla commedia, comunque. Cioè lui legge la commedia come un romanzo. Certo. Di nuovo siamo lì. Per Dove cui. qui bisogna ripartire dalla costruzione medievale di narrativa per stazioni, cita Spitzer nel colloquio con Balestrini e Valerio Riva. Ecco. Ma anche nel trattamento dei materiali verbali, alla Certo. fine, cita Spitzer, certo. Certo. Solo che il trattamento di materiali verbali è un saggio, è una lezione, no? Io non so in che circostanze abbia fatto quello per all'epoca, per i due amici, nonché editor Feltrinelli. Ma molto probabilmente è una cosa che penso tutte le volte anche per accompagnare un testo, per presentarlo, ecco. E non è un caso che sia rimasto poi tra le carte di Filippini, ecco, anche questo. Certo, quindi. Quindi che girasse in casa editrice, ecco. Una supposizione che posso avere, visto che è rimasto così, andrebbe controllata. Ma dato che oggi, voglio dire, sono nati tanti spunti, ecco, che poi andrebbero studiati, mi sembra. Sì, oggi davvero è stato estremamente. A Leonisia, che è questo che ho trovato oltretutto molto corretto il fatto che lei, nei punti in cui identifica B con Bai, invece che farlo per un discorso di biografismo, lo fa pensando ai materiali che Bai usa, a quelli che lo porteranno a fare il meccano. Ecco, questo mi sembra molto interessante. Perché è la stessa cosa che io avevo rilevato esserci nel rapporto con Caro Rama, e quindi secondo me che rappresenta bene anche quel duplice rapporto tra artista e scrittore e viceversa. Ma poi c'è sempre una, perlomeno questa è una mia fissazione, ma c'è sempre una dimensione artigianale e manuale nel fare cultura di Sanguinetti, cioè questo fatto stesso di lavorare con la macchina da scrivere, di lavorare su fogli, di riprodurre fisicamente tutte le volte ricopiando. È un elemento di artigianalità, è come se tutte le volte ci fosse una sorta di performance. E questo è, a mio avviso, è perlomeno per me molto affascinante. Sì, e lo è. Perché quello che potresti ottenere con un click, perché io ti copio e incollo qualche elemento, qui lo ottengo attraverso invece una ripresa proprio una manualità che deve cimentarsi tutte le volte con degli elementi che sono elementi materiali, fisici, foglio, la macchina da scrivere, anche quando questo non era più strettamente necessario. Perché, voglio dire, bastava fare una fotocopia, ma lui non lo fa, lo ribatte. Quindi questo è, e non solo, ma tu mi dici che aveva la fotocopiatrice in casa, quindi bastava fare una fotocopia. Poi ci sono cose che invece fotocopia, delle volte quando doveva fare lezioni si portava delle pagine dei saggi che voleva Pagine di citare. volumi, sì, ma le cose sue lui tende a ribattere. Sì. Cioè, noi al centro abbiamo diverse versioni ribattute dello stesso testo, che non hanno, ci cioè sono copie, ma non sono copie fatte con la carta carbone, che pure qualche volta usava, sono copie ribattute. Quindi è interessante anche questo aspetto. Ci sono delle domande, allora dovete solo scriverlo in chat perché dobbiamo autorizzare l'intervento. Qualcuno vuole intervenire? Ci sono domande? Qualcuno vuole intervenire può scrivere in chat o schiacciare sui tre puntini in basso di Webex vicino allo smiley e c'è l'opzione, scusatemi, direttamente sullo smiley c'è l'opzione alza una mano, così possiamo attivarvi il microfono nel caso qualcuno volesse intervenire direttamente.
No, io non vedo interventi, Se mi sono solo posso, arrivato. comincio. Faccio solo una breve domanda, semplicemente perché mi ha incuriosito quanto è stato detto prima, ma non vorrei ovviamente che venisse anticipato quanto Elisa ha intenzione di riportare altrove, ma volevo semplicemente chiedere, anche se ci ha già dato una veloce, ecco, sintesi di quanto si trova nelle lettere del biennio di cui si sta occupando, volevo semplicemente chiedere se ci fossero effettivamente altre pagine che da una parte riprendono e approfondiscono, come l'ultima che ha letto poco fa, il trattamento del materiale verbale, e dall'altra che permettono di interpretare, approfondire magari e spiegare anche qualche pagina del romanzo di cui stiamo parlando oggi. So che in parte ci siamo già tornati, ma avevo solo questa curiosità. Sì, allora. Gra Ah, solo se ovviamente non ecco, hai sì. voglia di parlarne, perché Certo, chiaramente se certo. invece questo rischia di anticipare lavori No, che vuoi grazie per pubblicare la domanda. altrove. Cerco di Grazie a te. fare attenzione. Allora, dunque, allora, non, nelle lettere non spiega i capitoli che scrive in relazione a Capriccio Italiano, questo no, però l'ideologia che c'è sotto a Capriccio Italiano, quello lo dice e ci sono anche altre cose che confermano alcune cose che sono state dette da Erminio Risso e che ad esempio... Mi viene, tanto è stato detto prima e qui ce ne conferma, in particolare per Capriccio Italiano, ed è infatti un'altra lettera dove dice, ecco qui, certo, se guardo al nodo dell'influenza di K nella mia giovinezza, cioè di Kafka, ok, nella mia giovinezza trovo questo. Cosa trova? Allora, prima di fare questa affermazione, si parlava di Kafka, appunto, e su chi fu il primo ad usare il riso d'angoscia. Su questo magari Erminio può anche forse intervenire meglio. Che di come possa fare io, come tono della comunicazione letteraria, questa è in effetti la sua radicale ambivalenza, comico-tragico. Naturalmente si può risalire, ma è un'altra cosa, sino a Platone che diceva che un autore di commedie deve anche essere autore di tragedie, nella capacità dei due generi. E come in Nietzsche, volendo la loro unità dialettica proiettata sopra la figura dell'autore. Certo, se guarda al nodo dell'influenza, di sicuro appunto Kafka ha avuto un'influenza per Capriccio Italiano e per Laborintus. Forse ho detto troppo, non lo so, però, cioè nel senso, però è veramente importante, ecco. Infatti prima quando Erminio parlava mi sono subito detta che ha perfettamente ragione, anche perché lui stesso poi. E quindi diciamo che oltre al fatto appunto di questo suo di questo di questa sua ammissione, no? È molto interessante in realtà che questo compare spesso in Sanguinetti, cioè in Edoardo Sanguinetti, il fare un metadiscorso, no? Questo continuo metadiscorso, cioè in questo caso non si tratta di metadiscorso, ma nel caso invece della recensione di prima, sì, perché si parlava di una recensione, lui fa la recensione della recensione. Oppure in Capriccio Italiano si parla di romanzo, ok? E all'interno di questo romanzo lui parla di come si costruisce un romanzo.
parla di un gioco, no? Il gioco del romanzo e fa un punto, utilizza questo meta discorso spesso anche nelle lettere. Lui fa, appunto, scrive le lettere, ma in realtà, come diceva bene Erminio prima, non sono delle banalmente delle lettere basta dove ci sono le lettere inviate al figlio perché non sapeva cosa fare in quel momento, no? Ci sono ben altre motivazioni che dipendono dalle sue letture e da alcuni progetti che magari poi non ha portato a termine, perché secondo me le lettere in realtà sono il presupposto per scrivere altre cose che poi non ha scritto. Perché un po' lo dice, ecco. Sì, ma questo credo che sia in qualche modo l'implicazione del fatto che è una forma di condivisione, cioè quelle lettere sono un'evidente forma di condivisione, quindi da questo punto di vista hanno molteplici funzioni. Sì, come Erminio, dici? tu cosa Come... scusa, Lei... dicevi Leonisia? No, dicevo che come diceva prima Erminio, appunto, noi non abbiamo una verità per qualunque cosa di Sanguinetti. Noi non abbiamo, ecco, questa è la cosa bellissima di Edoardo Sanguinetti, che secondo me è difficilissimo a trovare in altri, ed è per questo che è difficile la lettura di Edoardo Sanguinetti, perché rispetto ad altri non è mai scontato e ci sono molteplici letture. E come diceva prima Erminio, spesso ci sono appunto degli sdoppiamenti e noi ritroviamo in Capriccio Italiano, ad esempio, l'utilizzo, come fa a, praticamente nel romanzo a farci vedere questo sdoppiamento? Ci sono gli specchi, no? È come se ci fosse una ricerca di identità continua, ma non solo di Edoardo, ma identità di tutti i personaggi, perché tutti i personaggi che lui costruisce sono sullo stesso livello, non c'è gerarchia, c'è ciclicità. E la cosa bellissima è che in questo momento mi vengono in mente le prime lezioni proprio del professor Federico, dove facendo un discorso su Dante parlava di gerarchia, appunto, e ciclicità per quanto riguarda il paradiso, no? E mi viene da pensare, mi viene il sospetto, adesso lo dico perché non c'è il professore, mi viene il sospetto che Edoardo abbia avuto una grande influenza, che magari appunto inconsciamente è ancora inconscio e non viene riconosciuto, ecco, perché Ah, bisogna c'è portarlo. comunque sicuramente uno scambio molto forte fra i due, questo Sì. Erminio l'ha detto bene. Sì. Perché spesso vengono in mente al professor Sanguinetti, Federico, delle frasi e io allora a un certo punto dico: professore, ma guardi che io l'ho trovata nella lettera. Ma come? Ma no, ma è impossibile. Io mi ricordo, ma no, sì, è possibile perché l'ho trovato. Allora, Ma ha raccontato questa cosa che ha raccontato. Rispetto all'ipotesi di fare un romanzo, cioè, che a entrambi è venuto in mente di fare lo stesso romanzo, molto significativa ma da poi questa. c'è anche una testimonianza all'interno di una lettera, dove non faccio il titolo del libro che avrebbe dovuto scrivere invece Edoardo con Enrico Filippini, e dice: non l'ho scritto io, ma lo scriverai tu, dice a Federico. Quindi diciamo che come se, ecco, quando qualcuno chiede qual era il rapporto tra Edoardo e Federico e gli altri suoi figli, perché teniamo ben presente che Federico è tanto importante quanto lo sono gli altri figli, Certo. quindi sia Alessandro, Giulia e Michele. Ognuno di loro ha un'importanza e tutti questi, tutti gli eredi sono legati da cosa? Da come Edoardo si rivolge a loro. Cioè, ciò che utilizza per rivolgersi a loro è la parola, la cultura e la conoscenza, cioè fonda tutto sulla parola. Questo succede in Capriccio Italiano, pensiamo ad esempio quando si rivolge ad Alessandro,
correggendolo su Vipera invece di Pipera, no? Un bambino piccolo è normale che possa scambiare le due lettere, no? E sul fatto che in quel caso noi non vediamo sentimentalismo, cioè un altro padre avrebbe detto che carino, ha detto così, no, invece Edoardo è lì a correggere, dice no, si dice vipera, ma non è per il fatto che si dica vipera, è per il fatto che Edoardo desse importanza alla parola e non solo alla parola, al processo logico. E di conoscenza che ci possa essere appunto all'interno del rapporto padre-figlio, perché poi cioè, lì c'era il serpente mangia il leone e dice Edoardo no, è il leone che mangia il serpente, non può succedere. E allora il fatto che Edoardo sia intransigente, cioè il rapporto con i propri figli è un rapporto con adulti, cioè lui non quando si rivolge a Federico e che già più grande, voglio dire, no? Nelle lettere, ma anche all'interno di Capriccio Italiano, quando viene menzionato il figlio, e mi pare, Erminio forse mi può correggere nel caso, che non menzioni mai il nome Federico all'interno di Capriccio Italiano, e neanche Alessandro, li chiama il primo figlio, il maggiore, il più grande, e il secondo, il più piccolo. Non c'è il nome di Federico, secondo me non è un caso, cioè mi sembra che tutto ciò che in Capriccio Italiano, in questo caso perché mi sono occupata di questo in questi giorni, in queste settimane, mi sembra che tutto ciò, ogni parola, ogni frase è veramente tutto bilanciato, cioè ci vorrebbe veramente, ci vorrebbero anni secondo me per riuscire a capire esattamente in Capriccio Italiano cosa voglia dire in alcune circostanze, anche perché, come diceva Erminio, non c'è una verità, ce ne sono tante. Erminio mi ha dato un sacco di spunti parlando, perché ad esempio, è anche professore, adesso è andato via, però sulla figura di Luciana, ci ritornerei un attimo, se avete un attimo di pazienza, perché mi rendo conto che è tardi, però sono delle cose talmente importanti che magari accennarle giusto un attimo. Cioè, anche all'interno di Capriccio Italiano avevo notato che c'è uno sdoppiamento anche di Luciana, però qui vorrei conferma da parte di Erminio, perché c'è la ragazzotta che io ancora non ho capito bene, ma credo che sia Luciana, perché adesso il professore ha detto, lei cercava la figura paterna, e lì c'è proprio il ricordo di Luciana che veniva, quella che io credo sia Luciana, veniva accarezzata dal padre, dice io ho la funzione in questo momento di padre, poi dice Luciana si è Luciana la ragazzotta la chiama in quel momento, secondo me dice non è cioè la vede deformata, però l'essere deformante in questa situazione ovviamente dipende dal sogno, no? Tutte le figure sono deformate, i personaggi appaiono deformati, quindi potrebbe anche non c'entrare niente appunto questa cosa qui, però dice me la ricordo ragazzotta che era assomigliava a una Bayadera, cioè mi viene il sospetto, vedendo anche delle foto di Luciana con questa fascia bellissima e una donna che veramente faceva invidia fa invidia secondo me alle modelle di oggi. Ci ho visto io in quella descrizione Luciana. Sì, potrebbe anche non essere così. Cioè, la ragazzotta è Luciana che ritorna proletaria. Attenzione, sul proletaria c'è stato un dibattito un anno Molto fa, complesso, sì, molto questo complesso è un argomento molto complesso è anche ingiusto perché sì, ma non lo affronterei in questa sede no, perché andiamo fuori strada, nel senso che merita da solo una puntata no, certo, indipendente, non lo voglio quindi. affrontare, però in relazione a Capriccio Italiano e alla ragazzotta, per me la ragazzotta sta a costituire la ragazza ingenua che ha conosciuto prima di sposare Edoardo Sanguinetti. È questo che intende, non intende altro, non intende quello che dice Ma allora in io questa non lo so, circostanza. sulla ragazzotta gallina, la ragazzotta gallina secondo me ha
tutta una serie di complessità. Non so tu, Erminio, Ma cosa ne anche Maria pensi. Rita ha varie simbologie, nel senso che c'è una visione positiva e un'altra negativa. Credo che in capriccio italiano, nel caso di altre galline, ci abbia un senso negativo. Nel caso della gallina come mamma che protegge i propri figli, quando c'è appunto la vicenda della gallina con questi figli e questi occhi di questi due bimbi che sono probabilmente i due figli, no? Che guardano il padre, e secondo me ci sono entrambe le visioni, cioè c'è sia quella della simbolicamente della gallina in senso positivo, sia quella in senso negativo, credo. Però Erminio No, io vi dico come la interpreto io, ossia secondo me la ragazzotta è la ragazzotta, poi attraverso i giochi di metamorfosi può anche Esatto. diventare cannone, però secondo me appunto è quello che vi dicevo prima sulle cautele, no? Che valgono sia per l'ekphrasis, no? Sia per l'identificazione dei personaggi. E se noi diciamo forziamo eccessivamente il testo e perdiamo quel gioco dialettico che è la forza di questo. Luciana è Luciana quando si chiama Luciana, ma Sì. Certo, comunque è una Luciana personaggio di capriccio. certo. Quindi c'è anche questa ulteriore mediazione. Ecco, Così come siamo il molto. figlio è Per un figlio questo che io ho generico, non è detto che lui figlio. gioca con un finto autobiografismo. Ho usato volutamente questo termine della critica francese su Proust, utilizzato anche addirittura dall'Arbaud, da quelli più vicini a lui nell'epoca, proprio per. Perché secondo me bisogna stare molto attenti, perché si è spinti quasi sempre a cercare chi è, no? È un gioco, ma è e non è. Non perché noi non lo sappiamo identificare, ma perché questo gioco di polifonia è il tratto fondamentale del personaggio. Quando la ragazzotta è ragazzotta, è ragazzotta. Quando è gallina, è gallina. Quando si metamorfizza e lui se la ritrova moglie, è un discorso estremamente complesso, da un lato sulla moglie del protagonista nel romanzo, dall'altro sul concetto di femminile. Per questo che io avevo fatto quell'apertura su come costruisce un personaggio come lei, che è la Milena di Kafka e Rosa Luxemburg, ma non solo. È un misto di tutte e due, ma non solo. Ecco, si vede ancora meglio forse in questo personaggio di teatro musicale, in maniera più scoperta. Ecco, però è proprio lì, secondo me, un punto cardine. E addirittura, per quello che è la mia piccola esperienza di lettore sanguinettiano, quando anche hai identificato una fonte, la fonte anche più importante non nega la sollecitazione, perché altrimenti saremmo di fronte a testi molto più poveri. Ecco. No, questo Ma senza giochi con la dubbio. sollecitazione. È questa la grande complessità dell'avanguardia di Sanguinetti. In questo, io mi sento di dire, è davvero dantesco. Sì, Ora lo perché chiedo agli studiosi di Dante. Non vi so dire se programmaticamente dantesco, come noi leggiamo Dante, perché non abbiamo certe cose 700 anni dopo, 800 anni dopo, però davvero, ecco. Un elemento che ti viene quasi immediatamente quando vuoi comunicare un concetto è un paragone inevitabilmente con Dante. Ecco. E secondo me, oltretutto, andare nel testo a vedere i materiali che usa quando bi e bai in certe circostanze, e poi è tutt'altro, vale anche per la ragazzotta, un personaggio come il ragazzo storto, cintura nera. Ecco. certo. No, Secondo non me ho dubbi. estremamente importanti, anche perché se si dovessero ridurre alla dimensione puramente autobiografica avresti testi non leggibili da altri. Ecco. Invece la forza è proprio lì, di È un livello sedimentare. simbolico alto che non, ed è la ragione appunto per cui lui usa, secondo me, proprio. Fa riferimento proprio alla fiaba, al modello fiaba, perché la fiaba è Infatti un contenitore. brava Clara, io userei una formula. È una fiaba perché i personaggi sono depositari di elementi antropologici. Certo, prima di tutto. Costitutivamente, ecco. Sì. Io direi che la seconda parte di quello che avrebbe dovuto essere il seminario di oggi, cioè quella su Capricci italiani, la rimandiamo alla prossima occasione, perché siamo andati fuori da qualsiasi previsione, anzi, bisogna ringraziare
la pazienza dei nostri ascoltatori in chat. Non ho trovato domande, ho trovato i saluti del professor Epifanio Iello e del professor Carlo Santoli che ci hanno onorato della loro presenza e quindi li saluto a mia volta, ma non ho trovato domande. Naturalmente per gli studenti del mio corso, io sono a disposizione per qualsiasi domanda, anche per i dottorandi che ci hanno seguito. Conoscete la mail del centro, quindi per qualsiasi cosa possiamo aiutarvi e anche a condividere eventualmente dei materiali. Eleonisi, Arminio, io vi ringrazio moltissimo perché davvero questa chiacchierata è stata lunga, molto, molto densa di suggestioni. Un grazie in particolare al professor Sanguinetti che non è più presente, ma che speriamo torni nei prossimi episodi della Wunderkammer. Ci vorrà qualche giorno cioè non, qualche giorno insomma un giorno o due per riversare questo filmato sul canale YouTube del centro. Da quel momento in poi sarà a disposizione di chiunque lo voglia vedere. Io vi ringrazio davvero di cuore, Io vorrei Erminio. ringraziare voi e tutti i partecipanti, ecco, è stato almeno da parte mia con grande piacere che ho partecipato, spero di essere stato esauriente e utile. Ecco. Molto, molto grazie Leonise per aver avuto questa idea di questa organizzazione attorno a questo romanzo che permettesse di incrociare le tue ricerche con la nuova uscita di questo romanzo. E allora ci vediamo prestissimo. Grazie a Chiara, a Giulio e Lorenzo per l'organizzazione del webinar e la vostra parte di intervento naturalmente. La teniamo per la prossima puntata, come si suol dire, e allora ci ritroviamo prestissimo per proseguire la nostra chiacchierata. A Grazie. presto e grazie ancora Grazie di a tutti, a tutto. A presto. A tutti, presto, grazie. grazie.